Vieni Leandro, vieni qui. Io che vi t'aspettavo, che per venire in giacca e cravatta te l'aspettavi qualcosa. No, ma la vita è troppo breve per vestirsi in tuta, sempre in giacca e cravatta. Eh vabbè, ma... Cioè, quanto sei chic, elegante, fashion. Ma ehm, dimmi un po' com'è com è stato questo... Ma, Bello, allora voi dovete sapere che noi abbiamo più o meno, credo di parlare per molti, eh, 3-4 ore di sonno. E perché ieri sera qui c'è stato un satirico. No? Oggi siamo a stoapo i Chile, serie e solenni. Ma ieri eravamo delle saltatrici eh, latine ecco, a ballare. E quindi forse il sonno non è la cosa migliore. Per il resto, una gran bella esperienza, direi. No, scusa, ieri quindi che è successo? Ieri abbiamo ballato, abbiamo dato il meglio di noi. Eh, I romani, forse, non avrebbero approvato, anzi, Cicerone, secondo me sarebbe stato disgustato. Sì, però. Eh, eh, sì, beh, è, è noto, via, questa lascivia greca e orientale non può certo piacere al sano romano. Eh, però. Ti faccio una domanda istituzionale invece istituzionale, che si confà diciamo, all'abbigliamento all di oggi. Che significa questo premio per te? Beh, eh, per me eh, singolarmente ehm, credo abbia poca importanza e sicuramente eh, una bella gioia da condividere con i tanti amici, che eh, ringrazio, oltre a ringraziare la mia professoressa, eh, ringrazio il mio liceo Augusto e quelli che sono venuti qui con noi, Claudia e Lorenzo, che sono qui e sono venuti a Roma, perché cointo. Tatto, un filon, come diceva Platone. E, e poi per il resto bisogna evidenziare che istituzionalmente è molto importante che ci siano queste iniziative. E allora un caloroso applauso a chi ha organizzato questi eventi e a chi continua a sostentare la cultura di tutto il mondo. Grazie eh, Leandro. Senti, un'ultima battuta, visto che sei eh, un ragazzo, abbiamo cominciato parlando di pace. Sì. Eh, eh, ci sembrava doveroso non solo perché in questo momento ce n'è tanto bisogno, ma perché domani è una giornata importante per l'Europa è la festa eh, dell'Europa. Uno da tua considerazione su questo? Sulla pace, Beh, io credo, e, um, non lo dico io, ma per fortuna lo dicevano Cicerone ed Erasmo, che la cultura possa tessere dei legami molto importanti e noi non dobbiamo scordarlo. È altrettanto vero che, come i classici ci insegnano, la storia spesso prende altri corsi e le condizioni materiali tendono a deviare dalla retta via. Noi però dobbiamo fare il possibile e studiando Cicerone, studiando i classici e il loro messaggio non possiamo che opporci alle armi. Cicerone diceva cedano alla toga e allora noi indossiamo questa toga e parliamo, parliamo al nostro meglio per scongiurare quello che non deve avvenire in ogni caso e perché la pace trionfi. Grazie, grazie e congratulazioni. E come vedete da questi ragazzi arrivano dei segnali importanti, delle considerazioni davvero, davvero consone a ciò che dovrebbe essere e che purtroppo non è. Tra l'altro qui oggi siamo insieme agli olivi, gli olivi che sono stati messi proprio a simboleggiare la pace anche qui sul palco del certamen. E tutto ha avuto inizio con l'esposizione della bandiera della pace. Ecco le foto per questo quinto premio.